Ciao a tutti, sono Carmen, ho 44 anni e sono di Torino. Ho un dubbio, ho 7 figli, faccio l'ottavo oppure no? Stesso marito? Stesso marito. 44 anni, stesso marito. Allora, senti, presentami. Allora, sì. Salvatore 23. Salvatore 23. Erika 18. Emanuele 12. Gabriel 10. Sì. Veronica 7. Nicolas 4. Christian 2. Ah. Vabbè, dai, sono pochi effettivamente. Vorrei far sentire loro quello che tu mi hai raccontato questa mattina. Io e mio marito volevamo 3 figli. I primi 2 non ho avuto nessun problema. Il terzo ci ha messo un pochettino di più ad arrivare, quindi pensavo appunto di avere dei problemi grandi, che poi alla fine erano dei problemi piccoli, si sono risolti con giusto una cura. Però ho sofferto parecchio, perché comunque io sono fatta, sono nata per far la mamma. È arrivato il terzo, tranquillo, tranquillo. Il quarto è arrivato un po' a caso, perché praticamente, essendo che appunto ho fatto una cura per il terzo, il quarto figlio io non me l'aspettavo, ho sospeso la pillola per dimagrire, invece sono rimasta di nuovo incinta, così a gran sorpresa. E quindi niente, poi siamo andati avanti e siamo arrivati a 7. Io ho messo al mondo 7 cuori, io e mio marito abbiamo messo al mondo 7 cuori insieme, abbiamo creato 7 nuove vite e siamo felicissimi di questa cosa qua. 7 cuori è bellissima. E certo, ti devi emozionare, hai ragione, perché insomma non è semplice. Ma chi ti aiuta a Torino? Ci aiutiamo tra di noi comunque. Io non voglio chiedere aiuti in giro, non mi piace, non mi piace pesare sulle altre persone. Quindi fai tutto da sola? Sì. Vi lascio la parola, vorrei partire da due dita nel cuore, visto che vive a Torino. E un pomeriggio, quando è libera, può anche aiutare. Guarda, se vuoi sì, ma mi preoccupa. Sì. Oh, io c'ho da fare, non è che sto tutto il giorno così. Mi preoccupa un po' la sovrappopolazione nella città in cui vivo. Un attimo, cioè, nel senso, non c'entriamo più, non è così grande. Perché l'ottavo? Nel senso, che cosa senti che manca nella vostra famiglia? Beh, sai cos'è? Che dopo un po', comunque, quando crescono gli altri, ti viene la voglia di avere un altro piccolino per casa. Ma il settimo ha 2 anni. Sì, però se il primo figlio ce n'ha 23, tra un po' sono nipoti, insomma, tu hai finito, basta. No, non ha ancora voglia lui, no, lui è tranquillissimo. Quindi. Perché poi fate sempre le feste, giusto? Ogni compleanno c'è una festa. Sì, compleanni, quindi avete comunioni. Sì, compleanno, certo. Comunque sono pure belli, cioè vi vengono bene effettivamente, no? Perché... Chi voleva fare delle domande? Dimmi Giada. Buonasera, io volevo fare 2 domande. Ma così tanti figli, oltre sicuramente a dare tanta gioia, non lo metto in dubbio, ma lei non ha paura all'ottavo anche con l'andare avanti dell'età, cioè senza, perché comunque è una cosa oggettiva, di non avere l'energia, la forza, la voglia di stargli dietro? E poi 7, 8, ma anche 3, anche a livello economico, cioè tutto bello, non c'è nessun problema? Domanda. Allora, per la forza io ne ho più adesso di quando ero ragazzina, quindi si vede che proprio i figli mi danno più grinta, più forza. Per la parte economica, logicamente ci sono i periodi che magari puoi spendere di meno comunque, però c'è anche i periodi che non ti manca niente, comunque lavoriamo in 2, mio figlio grande ha i suoi lavoretti. Prego. Una domanda diretta, ma hai considerato, avete considerato l'idea di un'adozione, non so? Bravo! Perché? Un'adozione. Quello ho sempre pensato, al momento che comunque voglio un altro figlio e non riesco a rimanere incinta, se il desiderio è così grande io sono pro adozione, assolutamente. Senti, ma è una tradizione familiare avere tanti figli? Allora, io ti dico, c'è la mia nonna che ha avuto tanti figli. Quanti? Ne ha avuti 11. 11? Sì. Vabbè, erano anche altri tempi, 11 figli, no. Senti, ma il marito, non tutto questo, scusate, il marito... Perché il marito è importante. Certo. Il marito vorrebbe un altro figlio oppure no? Sentiamo Tony. Ciao mamma Carmen innanzitutto. La nonna mi diceva, dove mangiano 7 mangiano anche 8. Per cui già quello risponde da solo. E poi è, come dire, è bello vedere sempre, sai, qualche topolino nuovo che gira per casa. Ti fanno arrabbiare, ti fanno le coccole, è bello, bello, bello.
Le famiglie numerose per me sono fantastiche. E poi quando diventiamo vecchi, diventeremo vecchi. Sai quanti nipoti? A tre a testa ne abbiamo già più di 20. Fatti conto. Non sapevo più come dividere. Però, scusate, tutto bello, meraviglioso, ma apparecchia per 9 persone. Sparecchia, pulisci, stira, lava, fai letti. In vacanza, che cosa, cioè, dove andate? Cioè, che tipo di casa prendete? No, in genere andiamo nei villaggi, così si divertono tutti. Sono organizzata. C'è qualcosa che ti stressa? Cioè, mi sto sentendo una mamma molto imperfetta, solo con due. No, cioè, dai. Capite? Sono anch'io imperfetta. Comunque, ci sarà qualcuno che è contro della famiglia? Sentite cosa dice sua sorella. Katia, c'è anche tuo cognato Alessandro, te lo dico. Siamo qua per dirti una cosa. Ti ringraziamo per tutti questi nipoti che sono uno più bello dell'altro, più fantastico dell'altro. Però Carmen, basta. Noi non ce la facciamo più. La mia 13esima è finita. Ogni volta che c'è un battesimo, una cresima, una comunione. No, è Natale, non ti dico Natale, noi. No. Vabbè, se non poi vuoi fare uno, due, ora falli, dai. Vabbè, poi dai, lo consentiamo. Poi passa però, Ciao. Sì, i regali da fare effettivamente a Natale. A Natale come vi organizzate per i regali? Tutti a casa nostra. Vabbè, certo, perché andare anche ospiti non vi invita nessuno. Cioè. No, infatti. Ci fanno i regali. Mettiamo un budget a testa, in modo che ognuno ha i suoi regalini e sono tutti contenti. Ma non sono gelosi tra di loro? Ma capita delle volte la gelosia, non delle volte? Sì, vabbè. Ti vogliamo conoscere questi magnifici set? Ma io ho un fratellino perché lo amo. Io voglio un fratellino perché così posso coccolarlo. Io voglio un fratellino per giocarci a calcio. Io voglio un fratellino perché adoro i bambini. E non così bello! Sono così belli! Quindi mamma, ci fai la tortellina! Per forza! Ciao! Aspettate perché io sono molto colpita da questo. Lorenzo, dimmi. Uno dei suoi bambini le chiede: ci fai un fratellino? Lei non le risponde mai: girate, ce n'hai altri 6? Sì! Che mi vedi? 10 secondi di tempo. Carmen ha questo dubbio: faccio o non faccio l'ottavo figlio? Ci vogliamo collegare con tuo marito? Dai. Glielo diciamo? No, non diamo percentuali, niente, va bene? Videochiamiamo Tony. Tony? Ciao Tony, sono Caterina, accanto a me c'è tua moglie. Ciao. Senti Tony, hanno votato di no, non si può fare l'ottavo figlio. Chi ha votato? Il pubblico. Come mai? Non ci crede. Perché dice che siete già tanti, basta. Vabbè, ce la meritiamo che nascono poco. Tony, il pubblico ha votato di sì. Siete pronti per l'ottavo? Non mollava? Non mollava? Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie, Tony e Katia. Che dirti? Ti seguiremo. Okay, e speriamo che sia femmina. Grazie. Ciao.